Allora, oggi tante cose, tanti ospiti, ma noi... Io voglio cominciare così. Vedete, questo è il leone di Venezia che poche settimane fa, ed esattamente per il mio compleanno, il 20 ottobre, mi è stato donato dal sindaco di Venezia, Brugnaro, dalla città di Venezia. E questo è il simbolo della mia città, è il simbolo di casa mia, perché Venezia, anche se vivo a Roma da tanti anni, è sempre stata la mia casa. E voi sapete tutti quello che sta succedendo, no, in questi giorni, ed è una situazione davvero drammatica. Noi dopo dedicheremo un'ampia pagina a tutto questo nella seconda parte di Domenica In, ma voglio cominciare così. Ecco, abbiamo visto queste immagini, sono immagini che tutti noi hanno visto in questi giorni e io mi collego subito col sindaco Luigi Brugnaro. Ecco, sindaco, mi sente? Ciao Mara. Ciao. Mi sento, grazie. Ciao. Ciao Luigi. Allora, sindaco di Venezia. Ciao Mara. Ma da ieri e l'altro ieri sei diventato anche commissario per l'emergenza di Venezia, Luigi. Noi ci diamo del tu perché ci conosciamo, perché io sono di famiglia, perché io amo la mia città e sono disperata insieme a tanti italiani perché noi amiamo Venezia. Venezia è di tutti, sindaco, non è soltanto dei veneziani. Venezia è amata da tutto il mondo, è veramente un patrimonio di tutto il mondo. Ecco perché c'è così tanta attenzione in quello che sta accadendo in questi giorni. Allora, sindaco, come vanno le cose? Perché vedo che già oggi è ritornata l'acqua alta. Beh, intanto Mara, un saluto a te e a tutti gli italiani che ci stanno esprimendo veramente un grande amore, un grande affetto. Ci fa bene al cuore, ci fa bene all'anima. Grazie di questo vostro amore, del tuo in particolare. Intanto cominciamo col dire questo. E poi la situazione oggi, c'avevamo un altro picco di marea a 160, che per fortuna è finito, nel senso che la marea sta cominciando a scendere, lentamente ma scende. Abbiamo avuto dei giorni molto pesanti, ma soprattutto il giorno devastante è quando la marea è arrivata a 187. A 187 abbiamo l'acqua come nel 66, è entrata nelle case, è entrata nei negozi, è entrata nelle centrali elettriche, non siamo riusciti a fermarla e ha costruito danni immensi. Perché Luigi, il problema è stato che questa acqua alta è arrivata velocemente, in un quarto d'ora, cioè i veneziani non erano preparati a tutto questo, ecco perché è stato devastante. Ma soprattutto è successo una concausa di fenomeni. Avevamo un'acqua alta prevista, un'acqua alta atmosferica molto elevata,
però astronomica, ma soprattutto ci sono stati due venti forti, concomitanti, il vento di Scirocco e la Bora, che si sono incuneati con una forza incredibile, hanno alzato il mare a 2,5 metri fuori, e per cui ha alzato la marea di un altro mezzo metro. L'anno scorso già era successa una cosa del genere, soltanto che si era evitata appunto questa marea eccezionale perché i venti avevano cominciato a soffiare 2 ore dopo, e io l'avevo avvisato tutti, ho detto guardate che questa cosa, se capita che arriva insieme il vento e l'alta marea astronomica, è un disastro, e purtroppo quest'anno è successo. Però la cosa che voglio dire, è giusto che la gente sappia, avevamo dalla mattina, da quella mattina avevamo già attivato un dispositivo gigantesco con la Protezione Civile, con la Prefettura, con i Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, la nostra Polizia Locale, tutti i volontari, il suo e i Vigili del Fuoco. Eravamo tutti quanti attivi e presenti quando qualcuno pensava che addirittura avrebbe fatto al massimo 130 centimetri. Per fortuna, perché così siamo riusciti almeno a dare quella sicurezza alle persone, che è la prima cosa ovviamente che ci interessa. Senti Sindaco, io voglio anche però ricordare Murano, Burano, Torcello, perché noi parliamo sempre Venezia, ma è chiaro che Pelestrina. Pelestrina, dove c'è stato anche un morto, no? Per una presa di corrente, dove abbiamo visto delle immagini dove dalle prese di corrente uscivano fiotti di acqua, davvero una cosa mai vista. Acqua salata. Acqua salata, perché il problema è proprio quello. Adesso cosa bisogna fare, Sindaco? Comunque, di che cosa avete bisogno? Io naturalmente mando il numero Dona 2 euro fino al 14 dicembre, c'è un numero 45500, ma in concreto, subito, Sindaco, che cosa serve? Allora, intanto serve, insisto, ringraziare per il cuore degli italiani e ricordare che quello che sta succedendo a Venezia è la rappresentazione, può essere la rappresentazione di quello che succede in Italia. Dobbiamo rilanciare Venezia proprio partendo da una simile disgrazia, proprio perché il futuro di questi ragazzi a Venezia sia importante, possa esserci questo futuro, ma ci sia anche in Italia. Noi oggi dobbiamo finire il MOSE. Abbiamo avuto la partecipazione di tantissime istituzioni. Io li ringrazio tutti, è venuto il governo nelle massime autorità. Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica, che per primo mi ha chiamato e che ha sempre avuto cuore Venezia, come ce l'hai tu, Mara, da lontano. Ma questi amici a noi servono moltissimo. Ma Venezia deve diventare il simbolo del rilancio, come è stata la Fenice quando si è ricostruita. Certo. Noi dobbiamo pensare a recuperare la nostra fede, la nostra fiducia nel futuro. L'Italia in questo momento deve dimostrare di essere all'altezza di queste sfide. Sono gli effetti climatici, sono i risultati di questi grandi temi mondiali, e a Venezia potremmo pensare a istituire una grande commissione internazionale mondiale sull'acqua e sul clima, sugli effetti climatici. Perché ieri Elisabetta Casellati ha detto una cosa, il Presidente del Senato ha detto una cosa bella che voglio ricordare a tutti. I veneziani, i veneti, si mettono in ginocchio soltanto per pregare. Per cui l'atteggiamento nostro sarà da domani, noi cominciamo subito a darci da fare. C'è un applausone, Sindaco, da parte del pubblico, ma credo che sia l'applauso che in questo momento arriva davvero da tutta Italia. Peraltro voglio anche dire che questo programma lunedì mattina, grazie al direttore di Rai Italia, giudice che ringrazio tantissimo, va in tutto il mondo. Dopo tanti anni, domenica ritorna ad andare in onda su Rai Italia lunedì mattina ed è visto in tutto il mondo. Per cui queste tue parole, Sindaco, arriveranno soprattutto ai nostri connazionali che vivono, no, all'estero, ma anche ai cittadini del mondo che amano così tanto Venezia. Ecco perché è così importante, e lo voglio ribadire, perché proprio in occasione dell'incendio della Fenice arrivarono subito tante donazioni, perché poi i soldi c'erano, è che poi era difficile mettere su di nuovo il teatro La Fenice, qui. Ti ricordi? Tu non eri sindaco, io me lo ricordo molto bene. Sì, altro che. No, però era uno di quegli imprenditori che ha dato i soldi, tanti anche quella allora volta. Allora te lo ricordi perché bene. Perché sono sempre qui, o da una parte o dall'altra. Me lo ricordo bene, sì. Senti. Comunque, io penso che gli impegni, io,
Io penso che gli impegni che il governo ha preso di rifinanziare, per esempio, la legge speciale, sono impegni importanti che vanno fatti subito. Noi pensiamo che ci sia più di 1 miliardo di danni, che si vedranno nei prossimi mesi, evidentemente. Oltre ad essere i cittadini e le imprese in ginocchio, ci sono da salvaguardare tutto il sistema della laguna. Dal MOSE, che deve ripartire, voi pensate che il Comune di Venezia non è mai stato in qualche modo informato sui lavori o in qualche modo è stato chiamato a prendere visione del progetto. Penso che da domani dovrà cambiare questa cosa. Noi vogliamo un effetto trasparenza. Bisogna che le dighe a mare, che sono finite, dicono per il 93%, debbano essere finite. Ci giochiamo la credibilità del Paese. L'Italia si gioca la credibilità non di Venezia, di tutto il nostro Paese. Noi ce la dobbiamo fare, senza se e senza ma. Non c'è destra, non c'è sinistra, non ci sono polemiche che tengano. Oggi dobbiamo mettere in sicurezza il Lido, Pellestrina, tutta Venezia, Burano, Murano, ma anche Porto Marghera, perché anche lì ci sono dei marginamenti da finire. È tutta la grande città che deve risorgere. Però Luigi, mi sembra che il tuo appello, tu hai dichiarato subito, no? Appena c'è stata l'acqua alta, in quella maniera lì, tu hai detto il governo ci deve ascoltare. Mi sembra che questa risposta sia arrivata, perché si sono anche esposti. Si parla di finire questo MOSE, perché sindaco, insomma, io non voglio entrare in polemiche, esatto. Però posso dire che è vergognoso, lo dico io e mi prendo le responsabilità di quello che dico. Perché non possono passare così tanti anni e ancora non è finito, basta. Adesso senza polemiche, senza se, senza ma, bisogna finirlo. E anche al più presto, si parla di dicembre del 2021, io forse concentrerei tanti lavoratori che si mettono lì e cerchiamo di finirlo prima sto MOSE, perché se no diventa una barzelletta, diventa una barzelletta sì. Non deve essere così. E poi Mara, abbiamo l'occasione per la prima volta dopo tanti anni di poter fare le cose, dimostrare che l'Italia va avanti con la gente che lavora, con quelle persone che si alzano la mattina tutti i giorni e veramente portano a casa la vita per i loro figli, per il nostro Paese. Dobbiamo ringraziare quei lavoratori, quelle imprese che continuano ad aver fiducia in questo Paese che veramente ha bisogno di rinascere, di risorgere. Per cui chissà che Venezia sia anche un esempio di rilancio proprio per tutta l'Italia. Noi nei periodi più bui abbiamo sempre fatto le cose più belle. Chissà che sia anche questa la volta buona. Mettiamoci insieme tutti, siamo persone straordinarie. Partiamo da Venezia, studiamo qui i cambiamenti climatici. Ho proposto all'Europa, all'ONU, di fare qui uno studio importante. In questi anni che facciamo il MOSE, studiamo l'inquinamento dei mari, studiamo gli effetti dei cambiamenti climatici, cerchiamo di capire perché si creano questi tornadi che stanno devastando tutta l'Italia, ma anche l'Europa e anche gli Stati Uniti. Facciamo la Venezia, facciamo diventare una tragedia, una grande occasione di rilancio del nostro Paese. Non piangiamoci addosso, combattiamo, perché ce la possiamo fare. Sindaco, noi ci lasciamo così. Dopo ci sarà, tra mezz'ora, 40 minuti, una bella pagina su Venezia con tante storie che ho voluto qui in studio. Ognuno racconta la propria storia e sono persone che hanno perso tutto, perché persone che hanno il negozio, il ristorante o i gondolieri. Insomma, ci sarà una pagina, ci sarà un altro collegamento col patriarca di Venezia, ma io voglio salutarti con le tue ultime parole, perché ti devo dire la verità, hai detto la cosa più giusta. Venezia in questo momento può essere un simbolo, no? C'è quel disegno di quelle due mani dove vediamo la Venezia sollevata. Ecco, può essere proprio il simbolo che non riguardi solo Venezia, ma tutto il nostro paese. E il mio pensiero va a Taranto anche, esatto, in questo momento, ovviamente. Sindaco, se vediamo presto. Grazie Mara, ci vediamo presto. E qualsiasi cosa sono a disposizione. Grazie Luigi, buon lavoro e buon tutto. Mi raccomando, sostenete le famiglie che hanno perso la casa, i lavoratori che hanno perso i bar, i negozi, i ristoranti. Cerchiamo di essere tutti vicino a loro. Grazie sindaco, a presto. Ce la faremo Mara, grazie tanto a voi, grazie. Grazie.